Allora, Sergio, sei pronto? Ok. C'è un mistero nel mondo, o meglio, ce ne sono tanti, ma uno tra tutti è più importante ed è questo. Mentre i bambini capiscono sempre cosa vogliono, i grandi non capiscono quasi mai cosa vogliono i bambini. Credono sempre che i bambini vogliono quello che vogliono loro, e invece non è vero. I bambini soltanto per essere gentili ubbidiscono, o almeno fanno finta di ubbidire. Erano le parole di Susanna Tamaro e l'autrice le ha riconosciute, penso assolutamente sì. E io farei un applauso a queste parole di Susanna Tamaro. Ho voluto prendere in prestito proprio per introdurre uno dei libri che i nostri alunni hanno avuto il piacere di leggere e su cui sono stati guidati a riflettere. Sto parlando appunto di Cuore di Ciccia. Ce ne ha parlato già l'autrice, ma ce lo presenteranno dal loro punto di vista i bambini della primaria di Chiaia Mari. Allora, sono già pronti, restano qui vicino a me e io passo loro il microfono, ok? Noi, alunni della classe quinta e della prima secondaria di primo grado, abbiamo svolto insieme il progetto Continuità, che prevedeva la lettura del libro Cuore di Ciccia, dell'illustre scrittrice Susanna Tamaro, che ci ha onorato della sua presenza. L'argomento trattato dal libro è attuale. In Micheli, personaggio principale, si ci rispecchiano molti ragazzi. Infatti, il problema dell'obesità e della solitudine è una delle piaghe dei giorni nostri. I ragazzi, spesso, si ritrovano a casa da soli o affidati ai nonni, perché ambedue genitori lavorano. Essi spesso viziano i nipoti, offrendo loro il cibo e cose materiali. Il frigorifero diventa pian piano un loro amico, che sostituisce la carenza di affetto. L'autrice di questo libro si rivolge non solo ai bambini che soffrono, ma anche ai genitori, che spesso non sono in grado di affrontare il problema dell'obesità dei loro figli ed assumono comportamenti spesso rigidi o sbagliati nei loro confronti. E questo, Susanna Tamaro, quello che lei voleva dire, quindi, nella sua opera. Grazie. Allora, mentre i ragazzi parlavano, scorrevano già alle spalle degli illustri ospiti i disegni che hanno realizzato i ragazzi sempre nello stesso contesto, cioè nell'ambito del progetto Continuità scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Li abbiamo già visti tutti? Dobbiamo farlo ripartire? Lo abbiamo già visto tutti, perfetto. Allora, ok, abbiamo avuto modo di guardare i disegni e ora spezziamo un attimo con un momento goliardico, un momento di quelli che ci riporta con la mente a un fortunato sceneggiato televisivo, un momento che per molti di noi rappresenta il Festival del Ricordo. I protagonisti di questo momento saranno gli alunni della primaria di Aritrella, Chiaia Mari e Colli, che interpreteranno il ruolo dei novelli Gian Burrasca, preparati dalla professoressa Sabina Belli, e le note saranno quelle di della pappa col pomodoro. Sergio, siamo pronti con la base? Professoressa Belli, siamo pronti? 3, 2, 1, via!
partono con l'incanto delle parole, poi i ragazzi saluteranno Susanna Tamaro e faranno spazio ai compagni della scuola secondaria di primo grado. Allora, andiamo, stiamo parlando della bellezza delle parole, abbiamo parlato dell'incanto delle parole. Ebbene, nella poesia le parole trovano la loro più alta espressione. Proprio nella poesia hanno voluto esprimere i loro sentimenti gli alunni della classe quinta della primaria di Alitrella. A loro la parola. La solitudine. Io penso che la solitudine non è solamente stare solo, chiuso dentro una stanza, ma è anche ritrovare se stessi. Ci si può sentire soli anche in un posto con tante persone, che però ti fanno sentire solo, perché nessuno capisce i tuoi stati d'animo e quando ti occorre qualcosa non sono quasi mai disponibili. Una canzone che a me piace tanto dice: tutti ti stanno accanto ma nessuno ti sta vicino. L'amicizia e la solitudine. L'amicizia è lo stare insieme, la solitudine invece è lo stare soli. L'amicizia è un'opportunità, accettala. La solitudine invece è un angolo doloroso. L'amicizia è un insieme composto da te e chi ti sta accanto. Solitudine alcune volte può significare essere soli, oscurati dal mondo. Solitudine è quando ti trovi in difficoltà e nessuno ti ascolta o ti dà una mano. Quando litighi con qualcuno che ti sta a cuore e sei triste. Per me la solitudine è un sentimento che mi fa sentire molto triste. L'amicizia. Ci sono amicizie che non finiscono mai di volersi bene, semplicemente perché ciò che le lega è più forte di ciò che le divide. La solitudine. A nessun uomo piace la solitudine, anche se a volte è la miglior compagna. La solitudine è restare fermi nel vuoto e gridare soli nel silenzio. La solitudine non fa mai domande e spesso dà molte risposte. La gioia e la tristezza. Ti serve la penna per descrivere la gioia e la gomma per cancellare la tristezza. La gioia non mi fa pensare ai momenti tristi della vita. La gioia mi fa sentire speciale. La tristezza mi fa sentire piccola. L'amicizia e la solitudine. L'amicizia è una parola. Chiamala. La solitudine è cammino. Lasciala andare. L'amicizia è un gioco. Sfruttala. La solitudine è un angolo. Non considerarla. L'amicizia è tua compagna, stringila. La solitudine è pioggia, ghiacciala. L'amicizia è vita e tu aiuta chi è solo. Ogni bambino ha bisogno di un sorriso. L'amicizia, lo sai cos'è l'amicizia? Non conta stare sempre insieme, ma conta volersi bene sempre. L'amicizia è quando due persone si vogliono bene e non si tradiscono. Amico, resta con me. Con te niente mi spaventa. Un amico è la cosa migliore che si possa avere. Ok, grazie a tutti i bambini della scuola primaria, a Gabriel, che ora sono andati via per lasciare lo spazio ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado che stanno per entrare, ma che noi attendiamo Sergio dalla regia con la canzone Negli Oro, va dove ti porta il cuore. È pronta la secondaria, colleghe? Ah, ma tu non sei.
Attraverso quelle che noi abbiamo chiamato le perle, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Partiamo con il video. Thank you.
bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Invece, le misteriose parole di un anziano e stravagante signore cinese sono il preludio di un incontro che cambierà la sua vita. Alcuni passi del libro.
libro sono stati illustrati da disegni rappresentativi di tematiche che all'autrice sono molto cari, colormente sensibili e critica. Alle belle immagini del regno eremita, regno della bellezza, della poesia e del sentimento, si contrappone la visione di un mondo grigio, freddo e di morte, e di una folla di persone chiusa nel loro egoismo, insensibili e indifferenti. Infine, ecco il mondo dei draghi, tra cui emerge Mistral, il draghetto camaleonte, diverso dagli altri, per questo discriminato. Ci hanno offerto vari spunti per discussioni e riflessioni. Ecco nel gruppo. Cuore piccolo senza amico, un amico cuore diventa grande. Cuore grande guarda cielo, cuore grande guarda terra, ma oggi cuore grande guarda terra, guarda terra. Gente gentile ha grandi radici, gente arrogante ha solo grandi scarpe, tocchi sono paglia, volano via. Pesa, sì, cosa pesante, cosa importante. Cose vere non si rompono, cose vere sono importanti. È bello scoprire di avere un mondo di sentimenti comuni. Allora te lo dico io, lo chiameremo sua ingannevole menzognità perché fa credere che è più importante ciò che importante non è. Nel regno eremita niente immondizia, vero cielo, vera terra, veri sogni, veri sentimenti, vere piante, veri animali, impossibile programmare. Se il regno eremita finisce, tutto finisce. Così belle apparenze, non hai capito che la poesia non muore mai? Mai, puoi ucciderla nel tuo cuore, ma non puoi ucciderla nella vita, perché è lei che rende vivo un istante, che lo rende vivo e diverso da tutti gli altri. La vendetta conduce nel deserto, come hai potuto pensare di distruggere tutto ciò che è bello? Per amore non si distrugge mai, ti sei messo in una gabbia da solo e in questa gabbia hai cercato di mettere anche il mondo. E i tuoi doni, che ne hai fatto dei tuoi doni? E poi Ciccio non ha forse fatto il nido sul tuo cuscino? Una braga lina non abbandona mai il suo cuscino. Quando sei nell'arena, anche se non sei un gallo, devi combattere. E dunque, Ciccio, smetti di oscillare e dati una mano. Nemi portate, molto importante, tutti i bisogni di Nico. Quando Zoe era arrivata nella sua vita, Bart non si sentiva molto diverso da una scatola vuota. Era stata lei a riattivare il piccolo fuoco quasi spento del suo cuore. E quando in quale mamme si chiamano con il nome di battesimo? Io sono la tua mamma, devi chiamarmi solo e soltanto mamma. Bravissima, bravissima, bravissima. È l'incanto delle parole, è l'incanto delle parole. L'incanto delle parole si esprime in tutti gli scritti di Susanna D'Amaro ed è sublimato in quello che è il suo capolavoro. Sto parlando di Va dove ti porta il cuore, abbiamo detto che è uno strenuo lavoro di ricerca sulla scrittura che ha venduto 14 milioni di copie in tutto il mondo, ma per parlarne meglio passo la parola ai ragazzi delle terze della secondaria di primo grado che invito a venire con celerità. Grazie. Che ha reso famosa la scrittrice
oggi vogliamo semplicemente darvi un piccolo assaggio delle attività svolte lungo il nostro percorso di lettura. Intanto volevo dire all'autrice che abbiamo il sottofondo musicale di Pietro, alunno della classe. Dell'intero racconto ed è rappresentato tecnicamente da numerosi flashback. Nonna Olga, infatti, vive un momento di grande angoscia perché sa di essere gravemente malata e trova conforto nei ricordi e nei trascorsi con la nipote, quando era ancora una tenera ed affettuosa bambina e non un adolescente di pelle. Vorrebbe tanto recuperare quei bei momenti in cui c'è dialogo, grande affetto, complicità e ne hanno profonda nostalgia. Anche noi abbiamo cercato di recuperare i ricordi di luoghi, persone, di momenti, per riassaporarne la dolcezza, la gioia e il senso del benessere. Il matrimonio di Olga, la protagonista, viene celebrato il 1 giugno del 1940, esattamente 10 giorni prima. Esattamente 10 giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Una guerra che provocò morte, distruzione e dolore in gran parte del mondo. In relazione a ciò abbiamo scelto di cantare Imagine, un inno per un mondo migliore, un mondo di pace. Un attimo che vi porto il microfono. Del secondo istituto comprensivo di Monte San Giovanni Campano e questo brano è stato curato dal professor Franco Veloci, che è anche vice preside del nostro istituto comprensivo. Ora restituisco di nuovo il microfono agli alunni. La nostalgia, dedicato alle persone e ai miei cari che non ci sono più.
Nel corso della vita, ognuno di noi incontrerà qualcuno di speciale, qualcuno che ti sconvolgerà la vita, qualcuno che ti saprà far sorridere. Quel qualcuno a volte c'è, a volte no. A volte sa prenderti, a volte ti lascia cadere. A me è capitato di avere quella persona che ti prendeva per mano e non ti lasciava. Quella persona che ti strappava sempre un sorriso, anche nei momenti difficili. Quella persona che ti faceva arrabbiare per ogni singola stupidaggine, ma un attimo dopo ti faceva cambiare umore e ti stringeva fra le sue braccia. Quella persona che ti ha fatto provare nuove esperienze, che ti ha lasciato per un momento vivere, che ti sussurrava all'orecchio, fidati di me. Quella persona che ti ha fatto credere in te stessa. Ma dopo vedi questa persona andare via. E qui senti un vuoto, una sensazione di nostalgia per ogni momento bello che ti ha fatto passare. E vorresti riviverla anche per un attimo. Questo pensiero accomuna tutti noi ragazzi della classe terza C, perché ognuno di noi, in un modo o nell'altro, ha provato il dolore straziante che resta nel cuore quando si perde una persona cara. Quanto spesso ci siamo ritrovati a pensare alle parole non dette, a rimpiangere quel momento in cui abbiamo nascosto i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Queste umili parole rappresentano il nostro ricordo per chi, solo fisicamente, non è più tra di noi e ciò che non abbiamo mai detto loro. Il concetto stesso di casa, però, può rivelarsi molto più complesso di quanto non sembri. A prima vista, casa è l'infanzia con i suoi giochi e la sorpresa costante di fronte al mondo. Casa sono tutte le persone e le situazioni che ci accolgono dalle loro braccia, proprio come se fossero a casa. Casa è anche la nostra terra, il luogo in cui non ci sentiamo stranieri. Può essere un posto speciale. La casa è uno stato d'animo e caratterizzato da un'atmosfera di fiducia, pace e pienezza. Nel libro viene descritta Porretta Terme, città termale, che rappresenta il luogo del cuore per eccellenza, dove Olga incontra il grande amore. Abbiamo preso spunto da questo e siamo andati alla ricerca dei luoghi del cuore di alcuni poeti italiani, celebrati naturalmente nelle loro poesie. Del Peloponneso, dalla quale l'autore è costretto lontano dalla sua condizione di esule. Essa rappresenta la sua amata patria, il luogo dove ha trascorso gli anni più felici della sua infanzia, prima della prematura morte del padre e di cui ha una profonda nostalgia. L'infinito di Giacomo Leopardi. L'infinito è una lirica scritta in età giovanile da Leopardi, il quale descrive il suo amate Volle e presenta Recanati, che è per lui fonte di grandi riflessioni e di grande tranquillità. Davanti San Guido di Giosuè Carducci. Durante il viaggio in treno, l'autore rivede cipressi alti e schietti che da Bolgheri vanno verso l'oratorio di San Guido in duplice filar. Essi rievocano la sua infanzia felice e in ultimo l'immagine quasi romantica di nonna Lucia. Il poeta è fortemente combattuto, da un lato è tentato di ritornare indietro nel tempo, in quel paesaggio che lo vede bambino felice, dall'altro avverte l'impossibilità di tornare al passato con il treno che continua rapido il suo viaggio. Nebbia di Giovanni Pascoli. La lirica fa capire quanto la morte dei familiari abbia influito sulla vita del poeta, che non riesce a guardare il passato per il profondo dolore che prova e usa la natura, la semplicità della nebbia per nasconderlo. Egli vuole vedere solo quella parte del suo presente, della sua quotidianità e del suo nido familiare, che rappresenta il suo piccolo ma rassicurante universo fatto di pochi alberi dell'orto, la siepe, il muro e nell'ultima immagine il cane, simbolo di fedeltà.
Sono questi semplici elementi che lo fanno sentire protetto dai pericoli della vita, rifiutando persino di andare e amare. Silenzio, Giuseppe Ungaretti. È una lirica nostalgica che rievoca un passato lieto rispetto ad un presente infelice, incerto, in cui il poeta vive nel momento in cui scrive. Nelle prime strofe ricorda la sua città natale, nell'attimo in cui l'ha lasciata. Un ricordo fatto di suoni, il canto delle cicale e di luci, quelle che appaiono all'alba sulla città e la illuminano, mentre risale sulla nave che lo porterà lontano. Vogliamo terminare la lettura della bellissima, con la bellissima pagina conclusiva del libro e ringraziamo l'autrice per averci dato questa splendida opportunità. Ogni volta che ti sentirei smarrita, confusa, pensa agli alberi, ricordati del loro modo di crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre a stento. Radice e chioma devono crescere in ugual misura, devi stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombre e riparo, solo così alla stagione giusta potrai coprirti di fiori e di frutti. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuto al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Dal tono dei ragazzi, quando si sia capito che il vado che ti porta al cuore è entrato nel cuore di ciascuno di noi. La può fare dopo in scaletta, preside? Ecco, grazie. Ci avviamo alla conclusione. Questa manifestazione rimarrà davvero nel cuore di tutti noi, rimarrà nel cuore dei ragazzi in primis, di tutti i docenti, dei genitori che hanno partecipato allo sforzo organizzativo e del dirigente scolastico che ha reso possibile tutto ciò. Ma prima vorremmo proporre un balletto sul tema dell'inquietudine, dei sentimenti che si trovano in tutti i testi della Tamaro, curato dalla professoressa Donatella Paglia. Andiamo con la musica, grazie. Thank you.
colorato di colli, che vogliono rivolgere il saluto quasi di commiato alla nostra Susanna Tamaro. Prego. Gentilissima scrittrice Susanna Tamaro, siamo gli alunni della classe prima della scuola secondaria di Colli. In occasione di questa manifestazione le rivolgiamo i nostri più sinceri saluti. Nell'anno scolastico in corso abbiamo avuto il piacere di leggere il suo libro Cuore di Cicci e di conoscere la storia di Tiberio, il protagonista della storia. La lettura della storia ci ha proiettato in un viaggio ricco di emozioni e ci ha fatto vivere in prima persona una carica di significato. Abbiamo provato la stessa paura di Michele, di essere abbandonati, di non essere accettati e di ritrovarci in balia di forze oscure e misteriose che prendono vita attraverso il mondo dei sogni. Ma il racconto ci ha deliziato con un lieto fine che ci ha permesso di apprezzare la realtà sotto molteplici differenti punti di vista ed anche di fantasticare attraverso l'immaginazione. Allora si accomoda e adesso diamo la parola al preside per concludere. Aperto prima di concludere volevo chiedere una cosa semplice a lei, perché evidentemente mentre vedevo i lavori fatti dai ragazzi parlavamo di poesia, io non so qual è il suo rapporto con la poesia. Oggi tutti scrivono in prosa, c'è un senso ancora la poesia quanto vale? E poi invece più in generale noi ci concentriamo tutti sul bisogno di lettura, indurre tutti quanti da una generale alla lettura, ma mi pongo fronte a lei scrittrice, che senso ha oggi scrivere? Perché scriviamo? Qual è la molla che spinge una persona, un intellettuale, una persona sensibile a scrivere? Perché poi alla fine è un'operazione anche faticosa dal punto di vista fisico, mentale, psicologico, perché richiede veramente una predisposizione ad aprirsi. Allora, la parola di Gesù la offro a lei e io ringrazio tutti voi per l'ascolto e per la grande pazienza che ci avete messo. Allora, per quanto riguarda la poesia, io ho sempre letto molta poesia e ritengo che la mia scrittura sia molto poetica, sono una scrittura poco letteraria, nel senso non è ridondante, ma è una scrittura essenziale in cui ci sono spesso grandi momenti di poesia. E la prova di questo è che molte persone si ricordano a memoria dei pezzi, perché in quei pezzi c'è una chiarezza che è quella della poesia, no? Io leggo molta poesia perché abbiamo anzitutto estremo bisogno di poesia, perché abbiamo un mondo che sta andando malissimo, si vede, no? E va malissimo perché è un mondo che porta al cinismo, alla crudeltà, alla vittoria dei più forti, sono tre cose che vanno contro il sentimento umano profondo. Ed è un mondo che ha cancellato la poesia. La poesia è una debolezza, un lusso, una cosa inutile. Invece noi abbiamo un estremo bisogno di poesia. Un antidoto, infatti la Tigre, il mio ultimo libro, La Tigre, l'ho scritto proprio un libro molto poetico, proprio per riportare l'idea che noi abbiamo bisogno di poesia nella vita. La poesia diventa tristissima, c'ha i suoi problemi, ma senza poesia. Quando io leggo poesia, non ne vedo nulla, siccome le forze ormai calano, i neuroni scompaiono. Ho scritto 23 libri e non so se in futuro, nella vecchiaia, non mi dedicherò proprio direttamente alla poesia, perché è una forma che mi è molto congeniale. E la scrittura, a questo punto, la considero quasi una missione, perché è un mondo che banalizza tutto, che omogenizza tutto, che è tutto squallido, ormai tra un breve discorso il mondo del ritorno letterario, no? Una volta, io quando volevo pubblicare il primo libro, ho mandato, non so, a Calvino, a Moravia, a tanti scrittori che stimavo, sperando che qualcuno mi dicesse, no? E magari poi piaceva di chiamare l'editore, funzionava così. Adesso devi solo pagare. Tu mandi il tuo libro all'agenzia, paghi 800 euro, ti dicono forse poi paghi altri soldi, cioè è tutto un mercato. E nel campo della letteratura non va bene, perché anche gli editori dicono che questo libro vende, non so, tot copie, allora è una schifezza, lo sosteniamo. Quell'altro non ha venduto, magari un capolavoro, comunque lo cancelliamo. Questa è una cosa tristissima. Pensate che proprio su Saltavarte, ha avuto il premio Strega,
consigliato di cancellare alcune parti in quanto troppo difficile, ormai sembra tutto si deve passare al livello di chi invece qui si fa di parlare parole, mica termini astrusi, un italiano molto pulito, però ormai si sia la gara al ribasso. Dunque scrivere in maniera come c'è io, se vuoi, vuol dire fare una missione perché fa sentire che sono un sole, fai ragionare, regali dei mondi interiori, regali una vita intera, interna alle persone che nel mondo esterno è sempre più difficile trovare. Dunque sono orgogliosa di tutti i 23 libri che ho scritto, quindi sono stati tutti una grandissima fatica. Devo dire che quando scrivo un libro io tutto lo immagino, un film lo immagino molto prima, c'è tanto tempo per farlo. Poi dopo dei mesi, proprio compito con due personaggi, ed è bellissimo che entri in un'altra vicenda, un'altra storia, e ami i personaggi, no? E poi quando mi sto avvicinando alla fine tante volte, io rallento perché non voglio abbandonare i miei personaggi. E poi sono solo felice che so che poi li regalerò a voi, dunque non dovranno vivere in voi, però è veramente un distacco, come sto finendo per sempre. E tra l'altro le molte pagine qui sono andate proprio nei boschi della ciuccheria e mi viene una tristezza che adesso io questi personaggi non li potrò più vedere. Quando un giorno comincio a scrivere, io scrivo una casetta di legno in giardino perché c'è una persona che studia telefono e sotto la pagina e cominciamo a nevigare, non sono sempre fuori da stare cose, io sono proprio triste perché non volevo lasciare tutti i personaggi che avevo sentito male. Io lo considero forma di missione e anche di condivisione, perché grazie ai miei libri io con persone in tutto il mondo, perché lì sono trovato in tutto il mondo e sono letti nei paesi islamici, in Estremo Oriente, sulle coste d'America, condivido come dire, una resistenza umana che ormai è rarissima da condividere, cioè io non parlo. Non ho problemi a parlare tante cose e anche se non offro molta libertà, diciamo, non uso la privacy, diciamo. La privacy è un'altra cosa, ma invece un libro che veramente mi ha fatto disperare è stato l'ultima tira acrobata, perché l'ho cominciato, lei usa una fiaba per adulti, che è il genere in assoluto più difficile al mondo, forse, perché tutto deve essere calibrato, legge matematico, in dosi infinitesimali e perfette, altrimenti si sbarella. E allora ho cominciato, lo volevo da tanti anni fa, ho cominciato a scriverlo, mi sono fermata, a un certo punto che non è mai successo con nessun libro, quando comincio un libro lo finisco, sono fermata, ho chiuso il computer e dico non ce la farò mai, e mi va, io non sono una persona allegra, perché era molto allegra, ho sofferto di depressione, per un anno depressione avevo depressione grave, perché non avevo questo libro aperto che non si finiva, che era stato in fermo. E poi magicamente dopo un anno ho riaperto il computer e sono riuscita a finire. Questo libro mi ha fatto veramente soffrire ed è stato molto molto, molto disperato. Cioè, poi il risultato è elevato nella speranza. Grazie, grazie a tutti. Siamo piaciute, per questo appuntamento che era molto lontano abbiamo mantenuto e sono molto molto felice, è stata voi, mi è stato un bellissimo pomeriggio, è veramente indimenticabile e non so perché mi seguo naturalmente, ho sentito il mio sangue cicciaro di bollire. Grazie a tutti voi, grazie ragazzi, grazie per aver collaborato, grazie al sindaco, al presidente, a tutta questa meravigliosa insieme in persone che hanno fatto questo pomeriggio splendido. Grazie mille. Grazie. Definitivamente volevo invitarla a prendere posto qui al centro della sala, perché in modo tale da poter essere circondata dall'affetto di tutti i nostri ragazzi, dal cuore di tutti i nostri ragazzi, che quando lei avrà preso posto cominceranno a posizionarsi in semicerchio sulle note e le parole di Vecchioni che possono già cominciare a partire. Grazie. Certo, come no. Buonasera, grazie. Io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano. E mi fidavo la luce fioca della sua bottiglia per sentire la voce. Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo un tempo,
Io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi, come cose da toccare. Versi scelta voce. Stava tanto bene seduti, ma. E parole, una musica di sé.